Io credo che la unicità di questo progetto sia sicuramente la cosa più intrigante, unita al fatto che l'entusiasmo, la passione con cui mi è stato presentato sono state sicuramente qualità fondamentali. Cercavo una sfida diversa, una sfida unica, e io credo che non potesse capitarmi in situazione migliore di questa. Tutti gli amici, tutte le persone che hanno vissuto qui, che sono passate per pochi giorni o che hanno vissuto per tanti anni, mi hanno raccontato sempre, diciamo, la stessa storia, sempre che il paese, la città sono posti magnifici, molto accoglienti, e quindi questo sicuramente sarà una cosa che mi piacerà constatare di persona. E poi quando tornerò spero di tornare con qualche vittoria, spero di tornare con tante amicizie, ma sono sicuro che tornerò con uno splendido ricordo di quello che sarà la mia avventura qui, perché è cominciata nel migliore dei modi e c'è l'entusiasmo, la carica giusta perché finisca nel migliore dei modi. No, riguardo il clima c'è poco da aggiungere, mi è andata bene, dai. Nel senso che ho appena finito l'estate da una parte e ne comincerò da questa. Credo che il clima sarà positivo, sarà un aspetto positivo. Certo, giocare con la temperatura sotto lo zero non è semplice e non è positivo neanche poi muscolarmente o per lo spettacolo. Credo che il caldo, la primavera in primis, comunque il caldo renda tutto più bello come gesti atletici, come prestazioni. E poi cosa mi aspetto di trovare? Non lo so, è una cosa molto semplice. Dovevamo trovare il modo per comunicargli questo trasferimento, anche se lui è molto piccolo, quindi non è che capisce molto, solo che c'è l'aereo grande da prendere, quindi l'aereo grande significa un viaggio lungo. E per dirgli dove andavamo, una volta che gli ho detto Australia, mi ha detto: sì, papà, ma io non so che cos'è, dov'è. E quindi gli ho spiegato che l'avrei portato nell'unico posto dove ci sono i canguri. E lui allora ha detto: ok, mi piace. E quindi se ha dato l'ok lui, potevamo partire.